Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Claudia, questo è Creativamente, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per vedere come realizzare questi cestini a forma di balenottera, una simpatica idea estiva per bambini, ma non solo, da fare dei pensierini simpatici all'interno del quale potete riempire e mettere quello che desiderate. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e se provate a realizzarlo, come sempre, io aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mario e le mie cuccinettine. Un bacione, ciao! Ci occorre per realizzare questo cestino a forma di balenottera sono della fettuccia e della fettuccia di due colori. Io ho scelto due toni di diciamo blu, un azzurro acceso e un bluette. Un uncinetto numero 8 con cui andremo a lavorare tutta la fettuccia, un segnapunto e poi ci servirà anche del pannolenci bianco e nero per realizzare gli occhi della nostra balena. Vi ricordo che tutto il materiale, come sempre, lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Come prima cosa facciamo il cappio della nostra fettuccia. Io ho scelto di iniziare col colore più scuro, quindi col bluette, e vado ad avviare 4 catenelle. Chiudo cerchio con una maglia bassissima e all'interno delle quali andremo a realizzare 6 maglie basse. Quindi una, due, tre, e 6 e voilà. Adesso per ognuna di queste maglie andiamo a fare un aumento, quindi lavoreremo 2 maglie basse per ogni maglia sottostante fino ad ottenere al termine del giro 12 maglie basse. Vedete che sto facendo una maglia bassa e poi nello stesso punto vado a farne un'altra. Proseguo così fino al termine del giro. Io vado a posizionare il segnapunto nell'ultimo punto che ho realizzato. C'è chi lo inserisce nel primo punto di inizio giro, io sono abituata a inserirlo nell'ultimo punto del giro che ho appena concluso, diciamo. Cambia poco, l'importante è che vi mettete un segnapunto che sapete appunto dove inizia e finisce il giro. Nel prossimo giro andiamo a fare una maglia bassa nella prima maglia e 2 maglie basse, quindi un aumento nella maglia successiva. Così, quindi vedete, rientro nello stesso punto e vado a fare un aumento. Dopodiché, nel punto successivo lavoro una sola maglia bassa. In quello dopo ancora vado a fare l'aumento, quindi lavoro 2 maglie basse nello stesso punto. E devo alternare questi due passaggi per tutto il giro. Una maglia bassa e poi un aumento, una maglia bassa e un aumento. Così per tutto questo giro. Nel giro successivo invece andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi una, due, e nel punto a fianco andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Così. Dopodiché facciamo di nuovo 2 maglie basse nei successivi due punti, quindi una. E una, due. E in quello dopo andiamo di nuovo a fare l'aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Successivamente ripetiamo 2 maglie basse nei successivi due punti e poi nel terzo andiamo di nuovo a fare un aumento, 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento, così fino al termine del giro. Nel giro seguente andiamo a realizzare 3 maglie basse nei primi tre punti, una, due e tre. Nel quarto punto vado a fare un aumento, quindi lavoro 2 maglie basse nello stesso punto, in questo modo. Ripeto la sequenza, quindi di nuovo 1, 2, 3 maglie basse nei successivi tre punti, nel quarto un aumento. Proseguo per tutto il giro. Nel prossimo giro andiamo a fare 4 maglie basse nei primi 4 punti e nel quinto un aumento. 2, 3,
4 maglie basse nei primi 4 punti, nel quinto punto andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, in questo modo. Ripetiamo di nuovo 4 maglie basse nei successivi 4 punti, e nel quinto andiamo a fare un aumento. Procedo così per tutto il giro. Ultimo giro di base, della base della nostra balena, e andiamo a realizzare 5 maglie basse nei primi 5 punti e nel sesto un aumento. Nel sesto punto un aumento. Ripeto la sequenza per tutto il giro. Dicevo, questo era l'ultimo giro che andavamo a realizzare. Adesso dobbiamo salire e andare a fare il corpo del nostro cestino. Partiamo facendo un primo giro di maglia bassa in costa, quindi vado a prendere solo l'asolina dietro del mio punto, invece di prenderle entrambe, che io dovrei fare così, prendo solo l'asolina dietro e realizzo l'intero giro a maglia bassa in costa. In questo modo proseguo per tutto il giro. Il giro successivo vado a realizzare tutte maglie basse, quindi vado a fare una maglia bassa per ogni punto sottostante, non più in costa, maglia bassa normale. Quindi vedete così. In questo modo, e proseguo per tutto il giro. Allora, una volta realizzati i due giri di maglia bassa, adesso iniziamo il terzo giro, dove dobbiamo andare a lavorare sempre a maglia bassa, però invece di un giro completo dobbiamo lavorare solo metà giro, quindi arrivare esattamente qua, in corrispondenza del nostro segnapunto, ma dall'altro lato. Dobbiamo lavorare mezzo giro a maglia bassa. In questo modo, vedete. Entro nei punti, lavoro le maglie basse così come si presentano, però fino ad arrivare a metà. Una volta arrivati, vedete, più o meno a metà del nostro, diciamo, cestino, devo andare a prendere la fettuccia azzurra, perché adesso lavoreremo l'altra metà del giro con l'altro colore. Quindi ci inseriamo in questo modo, mi inserisco nel punto a fianco ancora col blu ed estraggo il punto come se dovessi fare una maglia bassa, ma non la chiudo perché vado a chiuderla con l'altro colore, in questo modo. Ok, adesso il filo blu ce lo portiamo dietro nella lavorazione, quindi lo dobbiamo, diciamo, tenere sempre qui e pizzicare in mezzo, però andiamo a lavorare le maglie basse con il colore azzurro. Quindi vedete che ho il filo blu qui davanti che continua a incastrare, diciamo, in mezzo alle maglie basse che andrò a lavorare, però io estraggo il filo azzurro e lavoro adesso con l'altro colore, vedete, in questo modo. Però il filo blu continuo a portarmelo dietro. Vedete? E devo proseguire così con questo colore fino ad arrivare al termine del giro, sempre trascinandoci dietro il filo blu. Allora, adesso sono qui, devo togliere il segnapunto per lavorare l'ultimo punto. Quindi mi inserisco, estraggo il filo azzurro, ma la maglia bassa la vado a completare con il filo blu, perché dobbiamo cambiare colore. Quindi adesso vado a lavorare due maglie basse con il filo blu portandomi dietro il filo azzurro. Quindi il filo azzurro vedete che lo prendo sempre e lo nascondo all'interno del lavoro, ma vado a lavorare due maglie basse blu, dove la seconda vado a chiuderla con l'azzurro, perché adesso cambio di nuovo colore, vedete? Io ho realizzato due maglie basse blu, adesso
sempre trascinandomi il filo dietro che non uso, vado a lavorare 4 maglie basse celesti. 1, 2, 3 e 4. La quarta la inizio con l'azzurro ma la chiudo col blu, proprio perché adesso con il blu devo andare a lavorare tutta una serie di maglie basse tranne le ultime 6, perché 2 andranno blu scuro e 4 andranno azzurre, tutte le restanti vanno blu. Ultimo punto blu, che però vado a chiudere con il celeste, proprio perché adesso dobbiamo lavorare 4 maglie basse celesti. 1, 2, 3 e 4. La quarta la chiudo col blu perché le ultime 2 maglie che vado a fare sono blu. Quindi 1 e una 2, scusatemi, la seconda la devo chiudere col blu. La devo chiudere con l'azzurro e non col blu, così. Voilà. Adesso prendo a lavorare tutte maglie basse azzurre con il colore più chiaro fino ad arrivare qui alla seconda maglia azzurra di questo secondo gruppo. Quindi lavoro tutte le maglie basse fino ad arrivare appunto qua così. Vedete, sono arrivata qua dove vi dicevo, e l'ultima maglia ricordiamoci di andarla a chiudere con l'altro colore, proprio perché adesso dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse blu, 1 e 2, che però vado a chiudere col celeste. Adesso facciamo 3 punti celesti, 1, 2 e l'ultimo, che però andiamo a chiudere con il blu. In questo modo. Adesso andiamo a lavorare 2 punti blu, quindi un punto il secondo cambio e vado a fare col celeste, 3 punti bassi celesti, 1, 2, 3, che però cambio colore, 2 punti bassi blu, 1 e 2, ma cambio colore, e adesso da qui proseguo a lavorare fino al termine del giro con l'azzurro. Terminato il giro, vedete che sono arrivata qui dove c'ho il segnapunti, lavoro ancora 2 maglie basse celesti, 1, la seconda vado a chiudere con il blu e lavoro 2 maglie basse blu, 1 e 2, e la seconda la chiudiamo con l'azzurro. Adesso andiamo a lavorare 5 maglie basse celesti, 1, 2, 3, 4, e la quinta lo andiamo a chiudere con il blu. Lavoriamo 2 maglie basse blu, 1 e una 2, la seconda la chiudiamo con l'azzurro. Adesso nuovamente andiamo a fare 5 maglie basse azzurre, 1, 2, 3, 4 e 5, la quinta andiamo a chiuderla col blu, 2 maglie basse blu, la seconda maglia bassa blu la chiudo con l'azzurro e proseguo tutto il giro a lavorare maglie basse azzurre. Arrivati al termine del giro, dobbiamo proseguire a lavorare ancora 2 interi giri di maglie basse con l'azzurro, col colore più chiaro. E io li lavorerò portandomi sempre dietro il blu, perché ho notato che portandosi dietro l'altro colore il cestino acquista in rigidità. Quindi proseguirò questi 2 giri di sola maglia bassa celeste, sempre trascinandomi dietro il filo blu. Una volta arrivati al termine del giro,
chiudiamo facendo una maglia bassissima e dopo possiamo tagliare e staccare il filo. Allora, per fare la nostra coda andiamo a fare 5 catenelle più una per girare, poi andiamo a lavorare 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Saltiamo il primo punto, quindi non andiamo a lavorare il primo punto, ma entriamo direttamente nel secondo e andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo un'altra maglia bassa. Adesso saltiamo il penultimo punto e andiamo direttamente nell'ultimo e facciamo una maglia bassa, quindi siamo passati da 5 a 3 maglie basse. Adesso di nuovo facciamo una catenella e stavolta lavoriamo le 3 maglie basse così come si presentano. In questo modo. Adesso facciamo 5 catenelle. Sopra le quali dobbiamo andare a lavorare delle maglie alte, quindi salto le prime 2 catenelle, mi infilo nella terza e lavoro una maglia alta, poi ne lavoro un'altra nella catenella successiva. E lavoro l'ultima nella quinta catenella, diciamo, in questo modo, e vado a unirmi puntando nel punto della base con una maglia bassissima. Vedete che in questo modo abbiamo fatto una piccola codina. Adesso da qui vado di nuovo a fare 5 catenelle. E poi vado a lavorare 3 maglie alte, quindi le prime 2 catenelle le salto, punto nella terza, vedete, all'indietro, lavoro una maglia alta, poi lavoro una maglia alta nel punto seguente, e ancora una maglia alta nell'ultima catenella. Mi unisco qui e vado a fare una maglia bassissima. E vedete che ho la mia codina. Come ultimissima cosa vado a fare un giro tutto attorno di maglia bassissima, quindi su tutti i lati vado a fare un giro di maglia bassissima. Qui arrivo, faccio una catenella per girare e poi riprendo a fare maglia bassissima. Arrivati nell'angolo, facciamo di nuovo una catenella per girare. E vedete che sto andando a bordare interamente la mia codina a maglia bassissima. Allora, come ultimissima cosa non ci resta che andare ad accucire la nostra coda al diciamo cestino, quindi devo andarlo ad attaccare qui dove ho i giri
vedete tutti uniti, perché questo è il davanti, invece questo è il dietro. Quindi nella parte che abbiamo unita vado a centrarmi e ad attaccare la codina così qui al centro, ok? Quindi mi inserisco con l'ago, ho preso l'ago e una vogliata di blu, esco, vedete qua, esattamente sotto il primo giro di celeste, e poi vado a inserirmi in un punto della codina e tiro in questo modo. Dopodiché mi inserisco nel punto a fianco e anche qui nel cestino un punto più in là. E tiro, vedete, in questo modo. Adesso con l'ago esco di nuovo spostata di un punto, vedete che mi sposto un punto più in là, e poi vado ad agganciare un altro punto della mia codina. Tiro ben bene, poi passo il punto a fianco, mi sposto di nuovo. Così, e punto a fianco nella base del mio cestino e proseguo così fino ad aver attaccato interamente, aver cucito la mia coda. In questo modo. Come ultimissima cosa, dopo averci cucito la coda, io sono andata a incollare con la colla a caldo due dischetti di pannolenghi, uno bianco e uno nero, a formare gli occhi e una piccola striscetta che fa la boccuccia. Ed ecco che abbiamo terminato la nostra balenottera. Io spero che vi piaccia. Se provate a realizzarla, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiconcinettine. Un bacione enorme. Ciao!